risparmi elettrica Edison Energia, 130 anni di storia, primo operatore energetico. Voi cosa state facendo a livello di infrastrutturazione per la mobilità elettrica? Sì, intanto chiedo cortesemente se si può partire la slide. Come dicevamo, Edison è la prima azienda energetica a livello europeo, azienda elettrica europea che importò dalla Belgio il sistema di produzione energetica modello Edison, si chiamava la dinamo a corrente continua, che iniziò ad alimentare Milano, che è luce della Scala, e addirittura quella di Bertini fu costruita appositamente per alimentare i tram elettrici. Quindi è un'azienda che ha oggi circa 1,6 milioni di clienti, e rispetto al passato, oltre a produrre energia elettrica e vendere gas e clienti finali, si è rivolta in maniera importante verso l'offerta sui servizi di efficienza energetica, e fra questi c'è anche la mobilità. L'obiettivo di Edison è ovviamente nei prossimi anni aumentare i servizi offerti per l'efficientamento energetico, ha una forte politica low carbon dettata dalla casa madre, in questo caso è francese, la Regione di France. Inoltre ha un obiettivo ambizioso, quello di trasformare completamente la flotta in flotta completamente elettrica nell'arco di un decennio. Qual è la strategia di Edison? Diciamo che, come dicevo, non abbiamo in questa fase l'ambizione di infrastrutturare, diciamo, le colonnine pubbliche sul territorio nazionale. Il nostro obiettivo è in effetti centrato nell'offrire servizi al privato e alle piccole e medie imprese e alle imprese. Visto che, insomma, facendo un sondaggio tra i possessori delle auto, si è visto che delle auto elettriche, si è visto che praticamente il 90% ricarica praticamente l'auto tra la casa e l'ufficio. Nell'11% dichiara di caricarla prevalentemente presso le colonnine pubbliche. Di certo tutti utilizzeranno le colonnine pubbliche, però noi abbiamo voluto concentrarci nell'infrastrutturare le abitazioni e le aziende, perché pensiamo sia un punto cardine. Difatti si vede un attimo il rapporto che c'è fra le wallbox e le auto di tutto il mondo, il rapporto è circa 0,85, quindi è chiaro che è fondamentale per chi possiede un'auto elettrica possedere, ove possibile, una infrastruttura di carica, una wallbox oppure una colonnina. Detto questo, non avendo essendo produttori di macchine, nei nostri prodotti dobbiamo dare la possibilità agli utenti che ce lo chiedono di approvvigionarsi di auto elettriche. E in questa fase del mercato, che è di forte transizione, diciamo, il costo dell'auto iniziale non stato incentivo è visto come un forte ostacolo, come anche il cambiamento notevole della tecnologia che sta portando a macchine con sempre più autonomia. Ai nostri clienti quindi suggeriamo, nei prodotti che offriamo, comunque di provare un'auto ecologica utilizzando le formule di noleggio a lungo termine, che può essere una via di mezzo e quindi un periodo di prova dell'auto elettrica e poi, insomma, installare effettivamente l'auto elettrica nel momento in cui ci sarà più mercato, perché, diciamo, fino ad oggi il mercato è limitato a pochi. I prodotti che offriamo sul mercato sono sostanzialmente un prodotto di
capo ai film privati, che è fatta di una wall box, stazione wall box con sopralluogo, che affronteremo il problema del sopralluogo, che è fondamentale per le stazioni di wall box. Offriamo appunto un noleggio di potere dell'auto elettrica con i nostri partner. Offriamo anche l'energia verde che va a alimentare la casa, e quindi abbiamo un prodotto, diciamo, un punto tondo che consente al cliente finale di usufruire della mobilità, della mobilità elettrica senza problemi. Un prodotto molto simile lo offriamo alle aziende, dove abbiamo pensato di inserire altri due elementi fondamentali affinché un'azienda possa dichiararsi ecosostenibile. Infatti abbiamo prodotto il Sun & Go, e complementiamo il tutto con dei pannelli fotovoltaici con il quale il cliente può dire che veramente va in giro con la macchina alimentata dai raggi solari, ed è una batteria di accumulo che consente di utilizzare appunto l'energia del sole anche quando questo non è disponibile. L'intervento però voleva focalizzarsi alla fine soprattutto su quella che è stata l'esperienza sul mercato in questi mesi in cui abbiamo testato questi prodotti. Sentendo cosa ci dicevano alla fine i clienti quando facevano una proposta sulla mobilità sostenibile e le loro reazioni. Il primo punto che voglio affrontare è proprio la wall box, perché c'è una percezione particolare del cliente finale sulla wall box, rappresentata inizialmente sia dal costo, quindi nonostante gli incentivi ancora c'è molto scetticismo sul costo di affrontare questo costo della wall box, e addirittura alcuni clienti la reputano inutile, utilizzando modi di ricarica piuttosto problematici come quello del cavo di emergenza, che non può essere usato per lungo tempo se non sotto stretto controllo. Un altro tema da affrontare è la inadeguatezza degli... per quanto riguarda il prezzo, ovviamente questo costo che il cliente percepisce eccessivo, si sono utilizzate formule di agevolazione tipo rateizzazione di bolletta o noleggio dentro la wallbox, che hanno aiutato al cliente finale a installarsi la wallbox. Ma questo è solo un aspetto, perché l'altro aspetto che abbiamo riscontrato con i clienti è il fatto che spesso gli impianti elettrici non sono a norma. E quindi ci sono casi in cui, quando si chiede al cliente: guarda, l'impianto elettrico tu è a norma per installare la wallbox, ci rispondono: no, l'ho fatto io. Quindi questa condizione è piuttosto problematica, che è comunque diffusa su tutto il territorio nazionale. Noi proponiamo dei tecnici che in fase di sopralluogo mettono il cliente nella possibilità di installarsi una wallbox certificando l'impianto elettrico e con una consulenza personalizzata. Altri problemi che possono essere visti, insomma, da parte del cliente finale è quando c'è da installarsi un contatore. Cioè, questi sono temi tutti particolari, perché alla lunga scoraggiano il cliente che può affacciarsi su una mobilità elettrica, perché in alcuni casi i box non sono dotati di energia oppure hanno un'energia predominale, quindi il cliente deve sostenere delle spese in più per installarsi il contatore, oltre che la tariffa attuale, in caso di installare un contatore nuovo, non è sicuramente agevole ed è piuttosto cara, insomma molto più cara di quella dell'energia che noi abbiamo a casa. E su questo tema siamo collaborando con l'Arena, nella stesura, nelle risposte del documento di documentazione, che lì intenderà agevolare i clienti che si installano un contatore per l'alimentazione dell'auto. L'ultimo tema correlato ai precedenti è i clienti molto spesso si trovano a che fare con il condominio, che mette un po' il bastone tra le ruote quando si tratta appunto di fare interventi per l'installazione della wallbox. Ci vorrebbe un po' di proattività da parte appunto dell'amministratore di condominio, ma in generale anche un'azione che si fa con questi eventi, con i mob, per cercare di risolvere queste problematiche, per consentire un più agevole accesso da parte dei clienti finali alla mobilità sostenibile. Io la ringrazio.